Benvenuti nella quinta parte di Pokémon Ranger 2. Adesso ci stiamo dirigendo verso la città di Vienna dove inizieremo il nostro lavoro da ranger. Ok, sono già arrivato. Ciao Gerak, ehi, mi sembri in forma. Ero talmente impaziente del tuo arrivo che ti sono venuta incontro. Dai, andiamo al centro Ranger. Posso muovermi? Ah, ok, mi guida lei. Tipo che non lo sapevo dove va il centro Ranger. Ti senti forse un po' in agitazione? Mi ricordi come mi sentivo io giusto un anno fa? Bene, andiamo dentro. Tutti ti stanno aspettando. Allora, senti riaffiorare dei ricordi? È tutto come lo hai lasciato, vero? La gente, il posto, non è cambiato nulla. Va bene, non è passato poi tanto tempo dall'ultima volta. Gerak, tu piccola mezza calzetta, che cavolo stai dicendo? Come hai fatto ad arrivare qui? Ah, scherzo, ti do il benvenuto. Oh, prima di tutto c'è una cosa che vorrei dire. Complimenti per il tuo diploma all'Accademia dei Ranger. Abbiamo sentito anche delle tue gesta eroiche durante la cerimonia. Ho saputo che anche Alex è diventato Ranger, ma lui è nella regione di Fiore, però. Dunque, per la consegna del pranzo di oggi. No, no, stavo solo scherzando. Ti toccherà sorbirti costantemente le battute di Lario d'ora in poi. Non credo proprio, me ne andrò presto da qui. Dovrai abituartici. Gerak, dovresti andare a cambiarti. Lo spogliatoio è da quella parte. Ma va, è l'unica stanza. Finalmente ci togliamo questi vestiti da accademia e indossiamo la tunica da ranger. La cintura non è un po' troppo stretta? Gli stivali sono troppo larghi? Tutto a posto con la nuova divisa? No, fa proprio pena. Se la cintura è stretta e gli stivali sono larghi, fa pena come cintura, come uniforme. Beh, l'uniforme ti dona proprio e direi che ti calza a pennello. Ok, il momento è arrivato. Ti consegno ufficialmente, in virtù dello status di Ranger, il tuo Stiller di cattura, che non ha nessuna variante in confronto allo Stiller normale. Almeno mi sembra che non ha varianti. Ora sei un Pokémon Ranger a tutti gli effetti. Beh, cosa si prova? Lo Stiller di cattura ti permette l'utilizzo delle Poké Tattiche. Ah, sì, è vero. È una caratteristica che il tuo vecchio Stiller accademico non aveva. Poche tattiche, non sai cosa sono? Lo so, non ti prego, non me lo spiegare. Dovevo immaginarlo, te lo spiegherà Ilario. No, oh no, ancora tutorial. Prego, almeno fai in fretta. La poche tattica è l'abilità che un Pokémon amico può usare durante una cattura. L'icona nella parte inferiore destra del touchscreen apre il menu Poké Tattiche. Dal menu scegli il Pokémon da cui vuoi ricevere aiuto. Scegli un Pokémon. Hai due Blastoise? Tieni premuto perché è una grande bolla, sì. Come per i Pokémon esistono tante Poké Tattiche diverse. L'utilizzo delle Poké Tattiche è in base al loro tipo. Varia in base al loro tipo. Per esempio, per usare la Poké Tattica Acqua bisogna toccare il suolo così. Si formerà una bolla. Può essere lanciata contro il Pokémon che vuoi catturare. Proprio come viene mostrato qui. Se vuoi creare una bolla più grande, tieni premuto più a lungo. Tieni premuto nello stesso punto.
Una bolla più grande non è solo più potente, ma anche più difficile da schivare. Quando la bolla colpisce il Pokémon che si vuole catturare, ne rallenta i movimenti. Quando è rallentato, il Pokémon bersaglio risulta fiacco e appesantito. Beh, io non noto una grande differenza. Se il Pokémon bersaglio è rallentato, è molto più facile catturarlo. No, però se va sempre a fare tu e giù senza motivo, è anche logico che si cattura facilmente. Nonostante siano molto utili, non puoi usare le poche tattiche ogni volta che vuoi. Vedi il grande conto alla rovescia sullo schermo superiore? È il tempo limite in cui puoi utilizzare la poke tattica scelta. Quando arriva a zero, la poke tattica si esaurisce. Quando attivi una poke tattica non devi perdere tempo, ok? Gli apprendisti non possono considerarsi dei veri ranger fino a quando non hanno imparato a padroneggiare le poke tattiche. Puoi trovare altre informazioni sulle poke tattiche nel tuo glossario, che non aprirò mai. Oh, finalmente è finito il tutorial. D'accordo, gente! In riga! Ritengo non sia davvero necessario fare delle presentazioni ufficiali, ma in qualità di leader qui mi piace rispettare le tradizioni. Diamo ora a tutti il benvenuto a Gerak, il nuovo acquisto del nostro centro ranger. Forse era destino che capitasse dopo quel giorno di prova. Io sono Brando, sono il leader qui. Felice di averti a bordo. Siamo su una nave? Il tipo che sorride là in mezzo è il nostro buon tempone ufficiale Ilario. È la persona più alta di tutta la città di Vienna. In effetti è un po' più alto degli altri due a fianco. E i suoi capelli sono quella specie di cespuglio che gli vedi in testa. Vicino Ilario, sulla sinistra c'è Luana, è un poco sbadata. Proprio stamattina ha carbonizzato i toast. Però il suo sorriso è di un bianco luminoso. Elena, il nostro meccanico, preferirebbe passare una sera a trafficare con dei macchinari piuttosto che uscire per una cena romantica. Il problema è che a lei piace più smontare le cose che riassemblarle. E per finire, ecco, dietro al bancone, la nostra sempre sorridente assistente senza nome. Ha vinto il concorso di ricarica Stiller per 3 anni di fila. Questa è la nostra squadra. Devi sapere, Gerak, ultimamente succedono delle cose piuttosto strane nella città di Vienna. La situazione è talmente grave che il motto della città, il posto ideale per un po' di relax, non ha più nemmeno molto senso. Ricordi quella grana che abbiamo avuto con i Pokémon alla spiaggia? Da allora le cose stanno lentamente prendendo una brutta piega. Dipende da noi riportare la città di Vienna alla sua solita atmosfera rilassata. È nostro compito come ranger rimettere le cose a posto. Gerak, mi aspetto grandi cose da te. E questo vale per tutti, conto su ognuno di voi. Non perdiamo tempo, Gerak, ecco la tua prima missione. Voglio che tu vada con Ilario e gli dia una mano con il lavoro. Accompagnalo nel giro di consegna del Corriere di Vie. Devo fare il giornalaio. È una cosa che di solito Ilario fa da solo. Andate in ogni casa della città di Vienne e del villaggio Cipole e consegnate il giornale. A Gerak è stata affidata la missione. Andiamo a consegnare il giornale. Sì, non è una grande missione. Sai, ho scritto un articolo su di te, in questa edizione del Corriere di Vienna. Me lo fai leggere? Lo prendo per un no. Oh, che ci sono 3 case in questa città. Che puoi chiamarla città? Solo 3 case, una cosa un po' stupida. Mamma, è arrivato il Corriere di Vienna! Oh, cavolo. Piovono Pokémon?
Oh, tu devi essere il nuovo Ranger. Spero che i nostri Eppini non ti abbiano messo paura con il loro saluto. Più che paura mi hanno lasciato sorpreso. L'eco di Almi è ok, ma io preferisco il Corriere di Vienna. Ho propria voglia di leggere le puntate della loro rubrica Storie di Ranger. Oh, grazie. Allora l'apertura di oggi è Grande attesa per il Ranger matricola. Ecco una storia interessante. Ok, prima casa fatta. C'è questa subito qui sotto. Speriamo che non ci piovano altri Pokémon in testa. Non c'è nessuno? Eh? Nessuno in casa, credo. Il signor guardaboschi va sempre a farsi delle passeggiate a quest'ora. Penso che ora sia alla spiaggia Zefira. Si trova a ovest rispetto a qui. Facciamo un salto laggiù. Il guardiaboschi è lo stesso che c'è in Pokémon Ranger 3, vero? Almeno come aspetto è uguale, praticamente. Ha pure lo stesso nome, guardiaboschi. Sì, quindi penso sia lo stesso. Qua c'è qualche Pokémon nuovo in giro. Ah, guarda che c'è lì. No, di nuovo, Coco. Kududustralle. Che cosa vuol dire? È lo stesso Starly di quella volta. È lo Starly Stalker. Aiutatemi. Fulminatelo, catturatelo con un retino. Fate qualcosa. Starly sembra ricordarsi di Gerak. Sei forse quella matricola dell'Accademia dei Ranger? Bene, bene, complimenti per il tuo diploma. Sembra che Starly stesse aspettando che tu diventassi Ranger. L'ho visto abbastanza spesso gironzolare per la spiaggia come se cercasse qualcuno. Un vecchio adagio dice che se incontri qualcuno qui diventerete ottimi amici. Penso ci sia un fondo di verità. Gerak, ora sei un ranger a tutti gli effetti, quindi puoi avere un Pokémon compagno. Puoi prendere questo Starly come Pokémon compagno ufficiale. Buon per te. Non mi farai un tutorial sui Pokémon compagni, vero? Starly diventa un tuo Pokémon compagno. No, non lo ripeto più quel verso, tanto è inutile. Un Pokémon compagno è un Pokémon particolarmente legato ad un Ranger. Il legame tra loro è così forte che viaggiano sempre assieme. Il tuo Pokémon compagno può persino aiutarti durante la cattura. Già che ci siamo, forse potrei dirti no. Tutto, ma un altro tutorial no. Già che ci siamo, Forse potrei dirti anche qualcosa a proposito della barra compagno. No! Perché ancora tutorial? E poi perché c'è sempre Bidoof nel tutorial? Poverino, lasciatelo stare. Basta. Vai via. Lo so già. Più cerchi faccia tornare Pokémon, più si riempie la barra. Appena si riempie al massimo, posso usare la Poketattica del compagno. Le so già queste cose, grazie. Ma perché non c'è un'opzione per saltare i tutorial? Almeno mi fa vedere la. Come si dice? La Poketattica di Starly, che non me la ricordavo bene. Ecco, ok, crea un vortice. E questa almeno è un po' utile. Sì, ok, ho capito che cosa fa, non c'è bisogno che continui a farmelo vedere. Ah, vabbè, la differenza tra le tattiche del compagno e quelle dei Pokémon normali è che il compagno non se ne scappa via dopo che avete usato la Poketattica, mentre quelli che avete catturato voi
Dopo la tattica se ne vanno. Non chiedetemi perché, forse vanno in sciopero, perché non li pagate. Bene, piccolo Starly. Bene, piccolo Starly, sembra che la tua pazienza sia stata ricompensata. Ops, quasi dimenticavo. Non un altro tutorial. Ecco. Pensavo fosse un altro tutorial. Il suo corriere di Vienna, signor guardaboschi. Oh, è l'ultimo numero, vero? I caratteri grandi sono facili da leggere per i miei occhi stanchi. Grazie mille. Posso andare? Giovane Ranger, mi raccomando, tratta Starly con affetto e devozione. Appena ne ho l'occasione lo metto nel range e lo abbandono. Scusa, mi dispiace per Starly, ma proprio la sua poke tattica non è molto non è molto comoda. Preferisco un altro Pokémon compagno io. Mamma! Ilario e un'altra persona sono venuti a portarci il Corriere di Vienna. Ciao, nuovo Ranger. La tua uniforme è nuova zecca? Mamma, Corriere di Vienna. Mamma, Ilaria ha portato il giornale. Ok, la state chiamando in quattro, penso che abbia sentito. C'è anche qualcuno che non conosco. Dove c'è il lattaio? Tu hai soccorso mio marito fuori dall'Accademia dei Ranger? Volevo assolutamente ringraziarti. Speravamo proprio che dopo il diploma ti assegnassero a questa città. Mi hai salvato da un bel guaio. Quei Bidoff mi stavano per prendere. Ah, ok, abbiamo consegnato il giornale. Dobbiamo andarlo a consegnare anche nella città di Cicole. Quindi dai, spieghiamoci. Bidoff l'ho già catturato, sì. Però un attimo. Azione 1. Azione 1. Scusa, Bidoff, ma devo controllare se su quell'albero ci sono dei Pokémon. Faccio pure un po' di esperienza, già che ci sono. Ok, Bidoff. Schiantati contro quell'albero. Ed esce. L'ostacolo vacilla. Oh, com'è che si chiama? Sidut? Sidut. Ok. Wow, si muove veloce per essere un Pokémon così piccolo. Dai un po' fermo. Ok, e ho catturato un nuovo. Oh, rango C, il rango più basso che ho ottenuto finora. Oh, ciao ragazzino, vuoi un Seedot? Ok, consegniamo. Ci sono più case in un villaggio che in una città. Qual è il senso della cosa? Il tuo primo compito come ranger sarebbe consegnare il Corriere di Vienna? Wow, forte. No, è una cavolata. Grazie per le consegne. Vediamo un po'. Bene, a parte la super le super barzellette di Ilario, tutto il resto pare interessante. Povero Ilario. Sto solo scherzando, eh. Ilario non sa dire le barzellette. Oh, non mi ricordo quale è casa mia. Credo quella in basso a sinistra. Oh, così questo è il Corriere di Vienna. Sai, anche noi ci siamo appena trasferiti e non ho avuto ancora modo di leggerlo. I Ranger pubblicano questi giornali e li consegnano porta a porta.
Non è mica facile come sembra. E il Corriere di Vienna? Ci sono articoli su Riolu? Tu sai qualcosa di Riolu? Non mi ricordo, Riolu c'è in questo. Ah sì, Riolu in questo gioco c'è. E anche Lucario, se per questo, ma vabbè. Ok. No, questa non è casa mia. La signora della porta accanto. Che nome che gli hanno dato. Oh, ciao, ma tu non sei della famiglia dei vicini? Ti sta bene quella divisa? E questo giovanotto alto qui? Come dici? Ti chiami Ilario? Ma non ha detto niente. Sembri proprio un giovanotto a modo. Ho un figlio della tua età, caro Ilario, ma non scrive mai. Non ho idea di dove sia né di cosa faccia. Io ho un figlio viaggiatore. Ok, manca l'ultima casa. Finalmente. Cosa abbiamo qua? Il Corriere di Vienna, vedo. Devi consegnarlo porta a porta? Ah, probabilmente ti hanno dato questo compito per conoscere la gente qui. Fratellone, perché consegni tu il Corriere di Vienna? Oh, la tua divisa ti sta così bene. Beh, è proprio una bella uniforme. I materiali sembrano di buona qualità e il taglio è perfetto. Per favore, Ranger Ilario, Gerak è ancora così giovane. Ti prego di controllare che non si metta nei guai. Ok, ho finito questa missione. Andiamo a consegnare, a riportare, diciamo. Andiamo di nuovo al centro Ranger. Ecco, abbiamo finito con le consegne. Torniamo al centro Ranger, lo stavo giusto dicendo io. Sì, non mi. Ecco, non mi faceva muovere. Arrivo al centro Ranger e poi probabilmente chiudo la parte. Tanto non penso che ci siano tante altre cose da fare dopo. C'è un giornalista. Un'ultima domanda, Ranger Brando. Se dovesse descrivere il lavoro di Ranger con una sola parola, quale sarebbe? Bella domanda. Oh, guarda che di ritorno. Questa era la tua prima missione ufficiale. Ottimo lavoro. La tua è una missione compiuta. Ora, se questo fosse il primo Pokémon Ranger, già saremmo arrivati al grado 1. Oh, e non è tutto, a quanto pare c'è Starly dietro di te. Che ci fa qui? Che ci fa qui, dici? Ma lo sai già. Si tratta del primo Pokémon compagno di Gerak. Non ricordi? È lo stesso Starly dell'altra volta. Hai presente quello che Gerak aveva catturato alla spiaggia Zefira? Oh, sì, certo, adesso ricordo. È lo stesso Starly che ha continuato a seguire Gerak per tutto il giorno. Mi sembrate molto affiatati, vi auguro una bella amicizia. Ehi, Gerak, puoi anche staccare per oggi se vuoi. Che ne dici? No? Quando vuoi smontare dal turno, vieni a dirmelo allora. Prima di smontare devo vedere una cosa. Incarichi ci sono. Ah, ok. Non c'è nessun incarico da fare. E allora smontiamo dal turno. E Igea puoi anche staccare per oggi. Se vuoi, sì, vado a dormire. D'accordo, ottimo lavoro per oggi. Il giorno seguente. Il giorno seguente. Schermata nera. Ehi là, buongiorno. Dormito bene?
I letti qui al centro Ranger sono proprio comodi, non credi? Ok, gente, dizzate le orecchie. Abbiamo ricevuto una preoccupante se segnalazione dal signor guardaboschi. Sostiene che dalla grotta marina a spiaggia Zefira provengano degli strani rumori. Gerak, ricordi anche tu, vero, quando quei Pokémon alla spiaggia sono improvvisamente impazziti? No, stavano ballando. Questi rumori potrebbero essere legati a quell'incidente. Ilario, vai a controllare alla grotta marina, porta Gerak con te. Gerak è stato affidato una missione. Ok. Gerak, dovresti sapere dove la spiaggia Zefira ormai. Me lo dirai di nuovo? Per controllare lo stato della missione, apri il menu del tuo Stiller. Per farlo, prima tocca il pulsante con la trottola in basso a destra sul tuo touchscreen. Più che una trottola è un vortice, ma vabbè. No, non un altro tutorial! Basta, basta, vi prego. Ok, mi hanno interrotto. Poi tocca missioni. Non mi interessa. Sì, lo so, mi fa vedere la mappa, dov'è la missione, cosa devo fare, ma credo di avere abbastanza memoria per ricordarmelo da solo questa cosa. Ok. La grotta marina si trova presso la spiaggia Zefira. In questa stagione la marea dovrebbe essere scesa abbastanza per permetterti di raggiungere la grotta a piedi. Troverai la grotta marina all'estremità ovest della spiaggia Zefira. Questa è la prima missione degna di questo nome da un sacco di tempo a questa parte. Sono un po' teso, a essere sinceri. Ascolta una cosa, Gerak. Prima di lasciare il Centro Ranger, assicurati di passare dal punto di salvataggio. Lo so che lo sapevi già, ma. E allora non me lo dire, va? Mi posso muovere? Ok. E quindi io salvo e nella prossima parte andremo a svolgere questa missione che è la prima missione importante di questo gioco. Almeno diciamo per questa città. Però ci mette un casino a salvare, ok. Comunque ci vediamo con la prossima parte. Ciao a tutti.